Hamsik. È lui il futuro di questa squadra? Ma io mi auguro che naturalmente non sia solo lui il futuro, che ci siano altri fuori classe, però mi piacerebbe che chiudesse la carriera a Napoli e mantenesse questo mio filo di continuità e questo cordone ombelicale mio con l'esperienza della rifondazione del Napoli, anche perché io ho sempre detto che Marek un anno riuscirà a vincere il pallone d'oro e io mi auguro che lo faccia al più presto con la maglia del Napoli, naturalmente. Mi dispiacerebbe che lo facesse altrove. Per quanto riguarda Benitez e Cavani, Benitez arriva, Cavani potrebbe andare via. Tu cosa ne pensi? Penso che Benitez ha molto coraggio a venire a Napoli dopo la partenza di Mazzarri. E naturalmente ha l'esperienza, ha il know-how giusto per farlo, però dovrà essere assistito anche da tanta fortuna, perché effettivamente ripetere o migliorare, come tutti i tifosi del Napoli si augurano, i risultati ottenuti da Mazzarri in questi 4 anni non sarà facile. E su Cavani che succede? Su Cavani ha una clausola e sarà la telenovela dell'estate, perché poi chi magari potrebbe aver raggiunto un accordo con lui tenterà di sfruttare la possibilità di comunicarlo nei tempi, magari anche al limite di quella che è la scadenza della clausola, che io ora non conosco. E quindi saremo a interrogarci. Questo è il calcio moderno, non si possono avere bandiere, e anche una squadra grande come il Napoli deve stare in ansia pur volendo trattenere un proprio fuoriclasse come Cavani. Due nomi dell'Atalanta, uno è del Napoli per metà, Cigarini, l'altro è Bonaventura. Che succede con questi due calciatori? Ma Cigarini, noi abbiamo un diritto di riscatto per la comproprietà e quindi nei tempi previsti che saranno stabiliti la settimana prossima dal Consiglio federale ci regoleremo di conseguenza. Ora stiamo guardando il budget col presidente, con l'amministratore delegato, e naturalmente cercheremo di valutare l'esercizio del diritto in base a quello che sarà l'investimento. Quindi è un giocatore controllato da noi, Cigarini. Per quanto riguarda Bonaventura, è un giocatore sotto gli occhi di tutti, noi vorremmo tenerlo ancora un anno, però lì poi, come nel caso di Cavani, bisogna gozzare con la capacità di resistere alle sirene, alle lusinghe da parte del buon Jack, e quindi saremo anche noi col fiato sospeso.